del dottore Vincenzo Pecunia e che proprio, diciamo, focalizza il problema, cioè la relazione tra l'uomo e le origini dell'uomo con le varie patologie. Queste patologie si sono modificate in quanto i cacciatori raccoglitori di 10.000 anni fa potevano soffrire di, che so, per esempio, se mangiavano un frutto che conteneva sostanze tossiche, ecco, potevano morire accidentalmente per questo fatto, ma sicuramente le patologie di oggi a quei tempi non esistevano o erano molto, ma molto rare. E vediamo un poco per quale motivo io ho voluto centrare questo incontro sui ritrovamenti moderni, ultimi, di questi ultimi due anni, tre anni, fatti in Marocco, in questa località del Marocco che si chiama Jebel Irhoud. Si dovrebbe trovare a circa 150 km, credo, a est di Marrakesh, da parte di un paleoantropologo. Voi sapete, i paleoantropologi sono quei pazzoidi che vanno per il mondo per cercare le radici dell'umanità, quindi dove l'umanità è sorta e così via di seguito. Questo professore francese, Jean-Jacques Ablain, appunto andò controcorrente, in quanto si mise in testa che diciamo i nostri più antichi antenati potevano avere diciamo la loro dimora nell'Africa settentrionale. Vi dico subito che fino allora le ricerche di paleoantropologia erano geograficamente localizzate nella zona dell'Africa orientale e nella zona dell'Africa meridionale, in particolare del Sud Africa. Nell'Africa orientale, proprio nella zona dove sta nascendo un nuovo oceano, perché la crosta terrestre si sta spaccando, la cosiddetta Rift Valley, e quindi sta entrando l'Oceano Indiano, già in alcune parti è diventato mare, già adesso. Tra alcuni milioni di anni tutta questa parte dell'Africa orientale che va, e non solo dell'Africa, ma anche del Medio Oriente, cominciando da Israele a nord, andando a finire alla Tanzania a sud, si staccherà completamente dall'Africa e dal Medio Oriente, diventando un'isola dell'Oceano Indiano. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ovviamente man mano che questa fessura della crosta terrestre procede, si allarga, vengono alla luce strati rocciosi fossili che contengono spesso resti di antenati dell'uomo, e dall'Africa orientale sono venuti tantissimi, diciamo così, tantissime specie, sia di australopitechi sia di appartenenti al genere Homo, sia Homo sapiens. Dobbiamo focalizzare questa importante differenza. Quindi, che cos'erano gli australopitechi? Perché altrimenti non ci intendiamo. Gli australopitechi non erano uomini, altrimenti si sarebbero chiamati uomini. Gli australopitechi non erano scimmie, assolutamente. È vero. Perché, per esempio, non erano scimmie, pur avendo fattezze scimmiesche, molte fattezze scimmiesche. Per esempio, una caratteristica degli australopitechi, delle australopitecine in generale, era il prognatismo labiale. Avevano un prognatismo della parte dell'osso, della parte anteriore del mascellare, più proiettata in avanti. Ecco, purtroppo non abbiamo possibilità di proiettare immagini, allora io ho fatto delle immagini al computer. Ecco, guardate qua. Guardate questo cranio che c'ha del rosa,
questo di qua, questo cranio, è vero che c'ha del rosa, è il primo del genere Homo. Il primo del genere Homo non significa un uomo come noi, significa uno che apparteneva al genere umano, ma non alla specie umana. Questo era un uomo, ma non sapiens. Puntualizziamo, il fatto che non sia sapiens non vuol dire che era cretino. Ecco, anche perché il nome sapiens se l'è dato l'uomo stesso per dire noi siamo meglio degli altri animali. Si è autoproclamato il re del creato, il sapiente. Ma io vorrei vedere, io poco fa stavo scrivendo una noticina al computer e mi sono imbattuto praticamente nell'idea dei trilobiti, che sono degli artropodi tipo crostacei che vivevano nei mari dell'era paleozoica, significa da 570 milioni di anni fino a 250 milioni di anni fa. Quindi per 200 e rotti milioni di anni prosperarono 10.000 specie di trilobiti, per 200 e rotti milioni di anni. Noi, specie umana sapiens, stiamo varcando, diciamo, le soglie del tempo profondo e siamo su questa terra, ora delle ultime scoperte, da appena 350.000 anni. E allora come facciamo a proclamarci sapiens? Allora i trilobiti erano super sapiens perché sono rimasti sulla terra per 250 milioni di anni, prosperando in 10.000 specie differenti. Invece l'uomo praticamente oggi esiste in una sola specie, ma prima, come questa fotografia vi fa vedere, c'erano diverse specie di uomini, diverse specie di uomini. Questo che vedete sulla sinistra è Homo habilis. Homo habilis conosciuta, e perché i paleoantropologi, come vi ho detto, sono una razza pazzoide, e d'altra parte oggi noi qua abbiamo uno psichiatra, quindi se parliamo di cose da pazzi c'è uno psichiatra che ci può dare dei farmaci, insomma, per cercare di orientare meglio il nostro discorso. Comunque, questo Homo habilis è chiamato dai paleoantropologi Twiggy, perché è un po' deformato e un po' streminzito, che ricorda vagamente la supermodello inglese che si chiamava Twiggy. Che si chiamava Twiggy? Ha una capacità cranica, questo individuo, che era una femmina anche lei, di circa 600 centimetri cubici. 600 centimetri cubici. Voi pensate che uno scimpanzé ha una capacità cranica di circa 300-350 centimetri cubici. Questo non significa però, perché sono esistite delle specie umane, per esempio l'Homo floresiensis, scomparso da meno di 17.000 anni, che aveva un cranio addirittura più piccolo di quello di Homo habilis, però era abbastanza intelligente, sapeva accendere il fuoco, sapeva costruire oggetti litici abbastanza complessi. Quindi non vi voglio confondere le idee, però vi voglio soltanto dire che la capacità cranica non significa essere deficienti o essere minusvalidi, come si dice, ma tutto dipende, qua il nostro neuropsichiatra sarà più chiaro in queste cose, tutto dipende dall'organizzazione neuronale, cioè dalle sinapsi dei neuroni più o meno fitte. Sta di fatto che l'Homo habilis è stato il primo del genere Homo. Non era un sapiens, costruiva già i suoi oggetti litici con una tecnologia primitiva, non aveva una tecnologia molto elevata, cioè erano delle semplici schegge un po' appuntite che lui usava per scarnificare le prede, che molto probabilmente non erano uccise da lui, ma venivano uccise dagli animali feroci. Quando gli animali feroci andavano via, lasciavano un po' di carne, e allora andavano gli Homo habilis e andavano a scarnificare
è vero, e quindi si nutrivano in questo modo. In questa fotografia voi vedete il primo del genere Homo. Quanto è in alto questo uomo di Florenza? Questo non è il uomo di Florenza, questo è l'Homo habilis, che era alto circa 1,60 m. Ah. Arrivava. E le caratteristiche. C'era il fuoco, però probabilmente lui non sapeva ancora accenderlo. Ma paleolitico il fuoco. Perché non sono stati trovati resti di focolari in prossimità degli artefatti litici e delle ossa di questo uomo. Però quello che è sicuro è che era capace a scarnificare le prede degli animali feroci per gli utilisti della carne, a rompere il midollo, a rompere la diafisi delle ossa per estrarre il midollo e nutrirsi del midollo, che è molto ricco di sostanze proteiche. E quindi a questo punto vi vorrei lanciare, come tutti, una bizzarria che io ho avuto sempre nella mente quando fino a alcuni anni fa io sentivo i discorsi scientifici, ovviamente, del professor grande medico oncologo molto recentemente, il cognome Veronesi. Sì. Benvenuti. Abbiamo cominciato da poco e siamo siamo a livello dei cadaveri e precisamente dei crani di questi uomini. È vero? E quindi ritornando, perché mi soffermo sul professor Veronesi? Perché io ho assistito a delle conferenze del professore Veronesi dove il professore affermava che l'alimentazione carnea è impropria per l'uomo ed è la causa di tantissime malattie e parecchi tipi di neoplasie e quindi di tumori. E ricordo un paragone che il professor Veronesi fece e che io ho registrato opportunamente, dice l'elefante, il bufalo, sono degli animali possenti, degli animali potenti, degli animali, eppure non si nutrono di carne, si nutrono soltanto di erba. Quindi significa che di erba soltanto si può vivere, quindi significa che la carne fa male, che la carne fa venire tanti tipi di tumori, soprattutto a livello gastroenterico e così via dicendo. Invece i paleoantropologi sono assolutamente sicuri che noi siamo diventati uomini perché abbiamo imparato a nutrirsi di carne. Tanto che il dottor Robert Brumberg, che è stato uno dei più grandi paleoantropologi sudafricani, medico, perché molti dei paleoantropologi sono anche medici, è vero, di formazione, che devono conoscere bene l'anatomia, ecco perché, e ha chiamato la specie umana Homo sapiens la scimmia assassina, l'unico delle scimmie proprio che commette genocidi e che è in grado addirittura di mangiarsi i propri figli. È vero, e questo succede anche nelle bande degli scimpanzé. Quando per esempio in una banda di scimpanzé, che sono gli animali a noi più affini, noi condividiamo con lo scimpanzé, che è una scimmia che non ha niente a che fare col genere umano, noi condividiamo il 98,7% del genoma, cioè siamo geneticamente identici. Eppure, a mio parere, a parere dei paleoantropologi, non ci sono animali più diversi dell'uomo e dello scimpanzé. Sono fatti in maniera, direi, speculare. Lo scimpanzé è fatto per adattarsi ad arrampicarsi sugli alberi, l'uomo è fatto per camminare invece a due piedi. E c'è una legge, anche se in biologia di legge non si può parlare, ma si può parlare semmai di principi, ma viene considerata una legge, la legge di Dollo. Dollo, ma qui era questo Dollo, comunque no, è Dollo, che si chiamava Dollo, o Dollo se fosse stato francese, che afferma che l'evoluzione è irreversibile, cioè non ritorna mai sui suoi passi. Quindi, visto e considerato
che dal punto di vista anatomico la mano dell'uomo è la nostra vergogna, perché ha una struttura radiale primitiva. Di tutti gli arti anteriori dei vertebrati terrestri, chiamati tetrapodi, la mano dell'uomo è tra le più primitive esistenti. Immaginate, voi che non avete studiato la zoologia, magari non siete addentro a questo, ma io vi posso orientare. Immaginate per esempio un riccio di terra, c'ha le zampette che sembrano delle manine. È vero, gli insettivori, i mammiferi insettivori, sono i mammiferi più primitivi che esistano. Ecco, i primati, il gruppo delle scimmie a cui noi apparteniamo, perché noi apparteniamo al gruppo dei primati, per molti, o per Piero Angelo alla televisione, quelle rare volte che io ho visto qualche cosa e subito spengo o cambio canale, me ne vado in un'altra stanza, perché queste cose mi danno i nervi, per le fesserie che dicono. E per esempio ho sentito dire io a Piero Angela che i primati sono, si chiamano così perché sono gli animali più evoluti che ci siano sulla faccia della terra, e noi siamo primati. E questo è un errore colossale, una bestialità, una castroneria che non ha luogo. I primati sono tra gli animali più primitivi che esistono sulla faccia della terra. E noi, rispetto ad un cane, o rispetto ad un bufalo, o rispetto ad un elefante, o rispetto ad una balena, o rispetto ancora di più ad un pipistrello. Cosa si trova ad essere un pipistrello? C'è un libro che è stato un bestseller mondiale. Cosa si prova ad essere il pipistrello? Il pipistrello è un animale evolutissimo, ha addirittura evoluto un sistema radar di ecolocazione con cui al buio riesce a identificare cose. Noi non ci possiamo nemmeno baciare le ali al pipistrello, noi siamo degli animali veramente primitivi. E la nostra primitività, ti sto rubando del tempo, ma concludo subito perché credo che siano delle notizie interessanti. E la nostra primitività si rivela nella struttura delle nostre mani, che sono praticamente qualcosa di vergognoso per la specie umana. Invece l'uomo si salva e diventa un eroe, e io mi sento un supereroe, quando mi guardo in piedi. I piedi dell'uomo sono quanto di più evoluto, quanto di più progredito, quanto di più complicato ci possa essere anatomicamente parlando. Il paradosso è che teniamo le mani visibili e piedi nascosti. Ci mettiamo le scarpe, non le fai. Quando i piedi sono il nostro. Ora, il piede umano è costruito dal punto di vista osseo e dal punto di vista muscolare, dal punto di vista anatomico, per la deambulazione bipede. Allora, perché a me piace essere provocatorio, tutti i mezzi di informazione dicono che l'uomo e lo scimpanzé hanno avuto un antenato comune, e questo antenato comune era più simile allo scimpanzé che all'uomo. Quindi era un quadrupede, perché lo scimpanzé ha l'alluce, per esempio, del piede completamente dislocato rispetto alle altre dita. Quindi praticamente è simile ad una mano il piede dello scimpanzé. È adatto all'arrampicamento, non alla deambulazione bipede. L'uomo invece è adatto alla deambulazione bipede. Se l'antenato comune tra l'uomo e lo scimpanzé, voi che siete medici mi dovete contraddire se questa argomentazione non è logica. L'antenato comune dell'uomo e dello scimpanzé, è vero, secondo la scienza, chiamiamola ufficiale, o la maggior parte degli scienziati, era un quadrumane. Dopodiché la linea umana è diventata bipede. Questo fatto teorico, perché non è documentato da nulla, è assolutamente impossibile, perché un quadrumane non può diventare bipede, perché nel piede dell'uomo noi abbiamo due ossa particolari, uno
uno che si chiama Paulus e l'altro che si chiama Calcagno, il quale sono sovrapposti, sopra c'è il Taurus e sotto c'è il Calcagno. Il Calcagno poggia a terra attraverso tre tubercoli anatomici. Quindi è costruito in una maniera completamente diversa da come è costituito il piede dell'uomo, il piede dello scimpanzé. Quindi molto più probabilmente l'antenato comune dell'uomo e dello scimpanzé era bipede, camminava a due piedi. E sotto questo punto di vista noi uomo sapiens siamo molto ma molto più primitivi rispetto allo scimpanzé, perché lo scimpanzé si è specializzato nell'arrampicamento, invece l'uomo è rimasto bipede per come erano i suoi antenati. Infatti noi conosciamo antenati antichissimi di tutte le scimmie risalenti a 12 milioni di anni fa, che erano bipedi. Quindi la locomozione bipede è stata la locomozione originaria, poi le scimmie si sono specializzate nella deambulazione quadrumane e nell'arrampicamento. Concludo con questo cranio che si trova alla destra di Dio Padre Onnipotente, praticamente si trova alla destra dell'Homo habilis. Questo è il famoso cranio di Jebel Irhoud, Marocco, trovato da pochi anni. Questo di qua, questo signore, qua lo vediamo meglio, guarda, qua vediamo soltanto lui. È vero, questo era un uomo come noi. Probabilmente se fosse stato a Mazara, invece che in Marocco, l'avrebbero fatto sindaco di Mazara. In quanto, perché dico questo? Perché le sue... probabilmente aveva anche il baffo, quindi senza con ciò volere malignare assolutamente, no. Comunque era un uomo sapiens, aveva le facoltà intellettuali né più né meno di come ne abbiamo noi. E concludo veramente, anche se la scienza ci dice che noi abbiamo subito prima un processo di ominazione, cioè un processo che ci ha portato, un'evoluzione che ci ha portato a diventare uomini, poi abbiamo subito il processo cognitivo, cioè abbiamo avuto una modificazione nella nostra mente. In quanto l'uomo di Jebel Irhoud 350.000 anni fa è rimasto da 350.000 anni fino a 70.000 anni fa. Quindi per circa 200.000 anni senza produrre assolutamente nulla. Questo praticamente si alzava, mangiava, andava a caccia, faceva i suoi bisogni fisiologici e tutto finiva lì. 70.000 anni fa invece, quasi istantaneamente, la mente umana diventa mente simbolica. E l'uomo comincia a dipingere le caverne, inventa l'arte, inventa la musica, sono stati trovati strumenti musicali fatti in osso, seppellisce i morti, inventa le religioni, quindi si immagina una vita dopo la morte. Tutto questo però non è avvenuto subito con i primi uomini di 350.000 anni fa, ma abbiamo dovuto aspettare fino a 70.000 anni per fare questo salto cognitivo. Ovviamente, secondo i credenti, questo salto cognitivo è dovuto alla grazia del Padre Eterno. Secondo gli scienziati, è dovuto a una ristrutturazione della cintura architettonica della corteccia cerebrale. E con questo concludo e do la parola al nostro grande Ernesto Rizzo. Ottimo argomento e io devo cercare adesso di vederne qual è il comune denominatore tra il tuo argomento e il mio. Una cosa che mi viene in mente è questa, ma è nell'uomo sapiens che si ha questa malattia che è la schizofrenia. Quindi forse questo è quello che già può accomunare il tuo argomento con il mio. Cioè la schizofrenia
è una malattia, viene definita così dagli psichiatri, che mette l'uomo in una posizione di incoerenza, incongruenza, irrealizzazione, diciamo così, quindi della sua, del suo comportamento, del suo atteggiamento nell'ambito sociale e nell'ambito, direi, anche relazionale e reale. Cioè, che cosa avviene? E forse quindi proprio nella sua struttura quindi cerebrale così evoluta che si può avere veramente questa malattia. È stata definita malattia, ma in realtà io certe volte mi chiedo realmente se è veramente una malattia. La schizofrenia è qualcosa che invece è l'uomo, ed è l'uomo evoluto, non è certo degli animali. Quindi già questo fa una grande differenza. E forse è anche per questo che questa malattia ancora non si è riuscita a capire come funzioni, che cosa accade realmente. Che cos'è la schizofrenia? La schizofrenia è in realtà quindi incapacità da parte quindi del soggetto di riuscire a relazionarsi adeguatamente con gli altri. All'improvviso avviene qualche cosa dentro di lui che non lo mette più in una posizione coerente, in una posizione valida nella relazione, e ha dei comportamenti, degli atteggiamenti quindi che lo portano quindi ad essere fuori dal contesto sociale. Ma io aggiungerei anche, non solo fuori dal contesto sociale, ma lo porta realmente anche poi a non sapersi realizzare più se stesso come individuo. Questa malattia, allora partiamo un attimo così indietro, questa malattia quindi in fondo non era una malattia né ai tempi dei greci, né ai tempi dei cristiani, né ai tempi quindi del Medioevo, né ancora quindi nel Settecento. Ai tempi dei greci, e vi assicuro che c'erano, vi dico che realmente quindi anche lì c'erano questi comportamenti strani quindi da parte di questi quindi pazienti, oggi noi diciamo di questi soggetti, ma venivano visti come qualcosa che avevano quindi una diversità che forse li metteva in comunicazione forse con le entità superiori, con gli dèi. A tal proposito, per esempio, quindi questi i matti stavano così nel tempio di Adelphi, quindi c'erano le vestali che erano mediatrici tra gli dèi e l'uomo che cercava quindi una spiegazione e quindi una motivazione quindi della vita. E forse magari erano anche epilettiche, quindi che possibilmente questo loro atteggiamento veniva poi tradotto dal sacerdote come la comunicazione che gli dèi davano attraverso lei al responso che cercava quindi il fedele. Nel cristianesimo veniva visto forse come una comunicazione quindi che veniva dall'alto, quindi qualcosa quindi di mistico, di misterioso, quindi che permetteva quindi di dare un messaggio, una comunicazione. Nel Medioevo invece forse quindi si comincia a guardare che questi di qua, essendo strani, essendo fuori quindi dalla società e quindi essendo fuori quindi dalla umanità comune, avevano degli spiriti, erano degli indemoniati e quindi portati quindi al rogo, quindi molti quindi matti sono stati messi al rogo quindi come indemoniati. Si comincia a pensare un pochettino così a una specie quindi di malattia del cervello verso la fine del Settecento con Pinelli e anche Chiaruggi in Italia, che mette professore di anatomia,
professore di anatomia, uno quindi dei, degli anni. Questo qua è Leopoldo, quindi Chiaruggi, il quale crea quindi, un ambiente adatto quindi, per questi disagiati, per i malati mentali. E soltanto verso la fine dell'Ottocento che si comincia quindi, a pensare che questi malati mentali, che in realtà fanno paura, facevano paura, fanno paura quindi, alle persone cosiddette normali, si comincia quindi, a pensare che dai manicomi, quindi, da relegarli lì. E nel 1904 mi pare che già quindi, viene fuori con i bianchi quindi, la manicomializzazione quindi, di queste persone. Voglio arrivare a dire che ha fatto sempre paura lo schizofrenico, ha fatto sempre paura quindi questa persona che all'improvviso quindi perde il senso della realtà. Io adesso lo sto mettendo un pochino così velocemente su un piano così storico, ma in realtà la dinamica noetica, cioè del pensiero di questa persona, quindi del malato mentale, è un processo che accade dentro di lui e che è il frutto quindi di una incoerenza, di una incapacità di adattamento. Si è cercato quindi di vederne, soprattutto con gli ultimi quindi, mezzi neuroimmagiche quindi, che ci permette di vedere che cosa c'è realmente nel cervello, e si vede che effettivamente queste persone quindi, hanno un riassorbimento quindi, del cervello, quindi cerebrale. In realtà indagini quindi, di laboratorio non fanno vedere niente. Ci sono state diverse teorie quindi, genetiche e così via, ma vi assicuro che non c'è niente a che fare. In realtà, quindi, da un punto di vista genetico, ci sono espressioni quindi, dei genomi che permettono quindi, la crescita di neuroni, spostamenti quindi, del neurite, quindi collegamenti sinaptici che probabilmente nel corso quindi, della crescita del soggetto vengono spenti. Io vedo il cervello quindi, dell'individuo, il nostro cervello, sin da quando quindi, nasce, come una palla piena di lampadine. Queste lampadine, nel contesto ambientale, resteranno accese se vengono mantenute attive questi neuroni, ed altri tenderanno a spegnersi se. Un esempio che ho letto tempo fa, e nel corso di questa preparazione così, pensavo di andarla a cercare, ma poi non l'ho fatto più per pigrizia, ma ricordo che avevo letto tempo fa che se è un bambino che è in crescita, gli si tappa un occhio, dopo una decina di giorni così, quell'occhio c'ha già una sua ipovisione, già non vede più bene. Che cosa succede? Succede che a livello quindi della mappa, quindi dei neuroni nel lobo occipitale, tendono a spegnersi questi neuroni. Ed è anche un processo quindi irreversibile. Noi sappiamo che il neurone non tenderebbe a crescere, anche se adesso ci sono nuove teorie, quindi la macroglia, la microglia, e io penso che magari una di queste cellule così che reggono, sostengono quindi i neuroni, possibilmente quindi sono anche cellule che forse si trasformano, prendono un po' la posizione quindi del neurone, ma è un meccanismo quindi particolare e che non ha niente a che fare con il neurone vero e proprio, ma comunque in un modo o nell'altro tenderebbe a sostenerlo. Comunque al di là di questo, se è il caso proprio qui di dire che è la funzione che fa l'organo, giusto? Se questa funzione viene quindi chiusa, viene persa, viene impedita, l'organo ne risente e nel nostro caso i neuroni ne risentono. Ora io dico una cosa, che nella nostra struttura cerebrale ci sono quindi delle zone di associazione. Queste zone di associazione
comunicazione consentono l'elaborazione, quindi degli stimoli della, di quello che mi è venuto dall'esterno attraverso i sensi e nei collegamenti fino alla risposta che l'individuo dà, quindi viene fuori anche il riverbero della realtà e della gratificazione grosso modo o della frustrazione grosso modo che ne potrebbe avere. Io credo che vado un po' sul difficile, ma cercherò quindi di dare quindi il meglio possibile, insomma, di per quanto, perché la schizofrenia, ragazzi, non è una cosa così immediata da poter dire. Ebbene, se quell'individuo in quell'ambiente, in quel luogo, quindi con quella cultura, non ha la possibilità di esprimere quegli aspetti che l'ambiente stesso quindi non gli consentono, verrà fuori un individuo che avrà una mappatura, una mappa personologica che lo porta ad agire, a reagire, ad elaborare il pensiero in quel determinato modo. E succede una cosa importantissima durante il periodo dell'adolescenza. Durante il periodo dell'adolescenza comincia a venire fuori il senso dell'io, della persona, l'io con il suo corpo che si modifica, l'io in quell'ambiente, in quella società, e il senso di responsabilità e la reazione che lui deve dare nell'ambito sociale per realizzare se stesso. E qui è la parte più vera, è la parte più difficile della costruzione della persona, di quella persona, di quel soggetto. Lì entrano in gioco tutti i meccanismi neuronali di confronto, di accettazione della realtà circostante, di risposta che lui dà alla realtà circostante, e qui viene fuori anche l'aspetto schizofreniforme che il soggetto avverte dentro di sé in questo processo evolutivo. E da quel momento in poi c'è quella prova interiore, c'è quella prova di crescita a cui il soggetto che sta passando dall'adolescenza alla maturità va incontro. E lì è la parte più difficile, dove scatta la schizofrenia. Detto questo, diciamo che la schizofrenia non avviene nel bambino, è vero, nell'adolescente, e non avviene quindi nell'adulto di 50 anni. La schizofrenia viene fuori, quindi statisticamente ha un'incidenza quindi che va dai 15 ai 30, 40, massimo 45 anni, è lì che viene fuori. Dopo nell'età più avanzata non c'è più. Perché? Perché quello è il periodo in cui il soggetto quindi va incontro al confronto e alla formazione del suo io. Del resto, schizofrenia cosa vuol dire? Scusi, sono fattori scatenanti, quello che lei ha detto, ci sono altri fattori scatenanti. Ma i fattori scatenanti sono tanti, proprio per quello che io ho detto, ma in virtù di quello che ho detto, in un processo quindi evolutivo di crescita, quindi è di formazione, di mappatura del suo cervello, i fattori che possono scatenare la incapacità del soggetto a realizzare bene se stesso, perché la schizofrenia quindi è il malessere dell'io, può essere qualsiasi cosa. Può essere quindi, può essere, che so io, un fidanzamento andato male, quindi può essere la morte quindi di un congiunto, può essere quindi qualcuno che è tra gli amici stessi che gli ha detto quindi una parolaccia e lui quindi se ne è fatto un problema, quindi è lui quindi ed è da lì, scatta da una qualsiasi parte, da una qualsiasi parte che lo mette nel confronto con se stesso e su una base già alterata, come cercato di dire con l'esempio dell'occhio otturato in cui i neuroni dell'occipitale quindi ne risentono,
in una fase di crescita in cui non sono stati utilizzati determinati neuroni per quell'ambiente, per quella cultura e per quella società, che fa sì che a volte quella parola, quell'offesa, lo ha messo in crisi e lui non ha quella capacità interiore di elaborare un ammortizzamento interiore o, se vuole, di superare questo stato, quindi di stress, se un esame è andato male, un finanziamento perduto, non ha questa capacità quindi di superarlo ed è un problema, quindi è nel frattempo che lui va avanti alla elaborazione, a cercare di ammortizzare lo stress avuto e alla elaborazione che ne dovrebbe fare, non ce la fa e viene fuori sempre di più questa frattura, questa rottura con la società, con l'ambiente, con se stesso. E lo schizofrenico, ecco, devo anche dire, lo schizofrenico cosa fa? Lo schizofrenico quindi è, a un certo punto ha una scissione quindi del suo io e ha la sensazione che gli altri ce l'abbiano contro di lui, quindi si accorge che dentro c'è qualcosa che non ne si evolve, si guarda allo specchio e vede che qualche cambiamento sta avvenendo. E soprattutto nell'adolescente, questo è quello che a un certo punto vediamo, quindi quell'adolescente che non ama più stare con gli altri, che preferisce stare isolato, che preferisce stare quindi separato, che preferisce stare nella stanza, o ha la sensazione che altri ce l'abbiano contro di lui, quindi ha la sensazione quindi che altri quindi, gli hanno fatto un torto. E dove noi adulti diciamo: ma che problema ti fai? Ma che cosa vuoi sia successo? Ma non è niente, fottitine, fregatine, quindi sempre, lui invece non ce la fa, non ce la fa, quindi fino a determinare sempre di più questa quindi incapacità, questa frattura e questa rottura con la società stessa. Non riesce neanche quindi a mantenere un lavoro, non riesce quindi a mantenere una relazione. Possibilmente va incontro anche alla necessità quindi non solo di isolarsi e così via, perché per lui diventa difficile, un'angoscia, una profonda angoscia interiore di questo cambiamento che sta avvenendo, di cui lui non è consapevole, quindi magari cerca anche delle sostanze quindi voluttuarie quindi per poter quindi, superare quindi la sua angoscia. Possibilmente anche in situazioni ancora più spinte comincia ad elaborare un delirio. Il delirio diventa quindi un ordine mentale attraverso cui lui dà una spiegazione fuori dal contesto reale, dà una spiegazione quindi del suo malessere. Quindi la schizofrenia, tornando un po' quindi a Davide, cioè è sempre quindi espressione del processo evolutivo quindi dell'uomo, fa parte e non è quindi dell'animale in se stesso, è dell'uomo che ha una elaborazione quindi cerebrale maggiore. Non per nulla io qua lo chiedo quindi al professore Castelli, ma tu dimmi, quindi i lobi frontali di questi uomini primitivi sono come quelli quindi dell'uomo sapiens? Praticamente sì, cioè comincia già a organizzarsi la corteccia prefrontale nel Homo habilis, cioè in questo. Perché abbiamo noi praticamente l'endocast, cioè il resto praticamente, l'impronta delle meningi, dei vasi meningei all'interno del cranio, che sono stati fotografati e hanno messo in luce proprio l'esistenza di una corteccia prefrontale. Ma non come quella dell'uomo. Sì, come quella dell'uomo, cioè qui comincia già ad essere abbastanza evidente, tant'è che l'individuo era in grado di costruire oggetti, è vero? E se noi andiamo poi in uomini ancora, diciamo, con una maggiore capacità cranica come questo era addirittura un ragazzo di 10 anni che se fosse vissuto non sarebbe arrivato a 1,80 m di altezza, grande combinatore, l'uomo del Gaster. Praticamente la corteccia prefrontale dell'uomo del Gaster era anatomicamente identica a quella dell'uomo moderno. Non per nulla, l'uomo del Gaster è stato il primo degli uomini antichi
ad sapere accendere il fuoco e a cuocere i cibi. È giusto? Però questi già, quindi seppellivano i loro simili? Sì, praticamente già da tempo, già addirittura a partire da 1.200.000 anni fa in Spagna, noi abbiamo l'homo antecessor, il quale praticamente seppelliva i propri simili, per seppelliva in maniera primitiva, buttandoli in una fossa, dove sono stati trovati proprio ammucchiati, cioè i resti. Poi a quanto pare utilizzava anche una forma di cannibalismo rituale. Questo durò fino all'uomo di Neanderthal, cioè fino a 20.000 anni fa, e quindi troviamo dei crani con dei fori nella regione temporale da cui veniva estratto il cervello e mangiato per motivi rituali. Per motivi rituali. Questi sono i dati. Cioè noi non abbiamo una corteccia prefrontale formata da quello che sappiamo dagli endocasti cranici negli australopitecini, nelle australopitecine, ma le australopitecine non sono uomini. E lì hai ragione tu, lì noi non vediamo nessun abbozzo se non minimo di corteccia prefrontale. Invece negli uomini la caratteristica proprio neurologica degli uomini è la formazione di una corteccia prefrontale complessa, molto irrorata, e quindi lì abbiamo una serie di arterie e di diramazione di arterie, l'arteria meningea media in particolare che lascia segno, dell'endocasta e così via di seguito, e poi abbiamo una regressione dei lobi olfattivi. Quindi proprio per differenziarsi quindi dagli animali, quindi da questo importante caro Ernesto, e questa viene considerata, viene studiata in biologia evoluzionistica come una prova dei processi evoluzionistici, il fatto per esempio che nell'uomo la corteccia, i lobi olfattivi sono poco sviluppati rispetto ai cani, per esempio. I cani hanno dei lobi olfattivi molto sviluppati, quindi un odorato, un olfatto molto sviluppato. Però l'uomo ha conservato gli stessi geni olfattivi che ci sono nei cani e negli esseri umani, solo che nell'uomo ci sono nel genoma, ma sono inattivi. Ecco, questo per dire come, quindi questa è la parte prefrontale. Mi è venuto in mente adesso anche che una delle terapie che si è cercato di fare per la schizofrenia, ragazzi, è stata la lobotomia, cioè si apriva quindi la scatola cranica e si tagliavano quindi parte del lobo frontale. E effettivamente quindi la persona, il malato mentale, si calmava, quindi stava normale, quindi capiva tutto. Ma non aveva quella capacità. Scusami, questo ammazzare si può. Ma penso che questo per esempio al consiglio comunale non è. Penso di sì, che sarebbe preso. Vi assicuro quindi che con la leucotomia o l'opotomia. Sì, ci sono certi tipi che avrebbero bisogno malato mentale, quindi perde la sua aggressività e perde anche quindi tutta quell'angoscia, quindi quel delirio, quella rabbia, perché anche il malato mentale, quindi lo schizofrenico, è classico folle, quindi un po' questo, quindi lo schizofrenico è anche quello che è più aggressivo. Quindi, ma è aggressivo forse perché quindi non è capito, perché quindi è contrariato, e lì viene fuori quindi anche questo senso di aggressività, magari anche un'aggressività che viene fuori perché interiormente non riesce quindi ad elaborare neanche un senso suo nell'ambito sociale, e a quel punto quindi scatta quindi proprio quindi dalla zona quindi mesolimbica, quindi tutta ricca e carica di dopamina, scatta allora questa aggressività. Con la leucotomia, quindi questa aggressività quindi viene rimonta. Per fortuna
si è arrivati anche alla scoperta dei farmaci, e qua io non so se dobbiamo utilizzare allora i primi secondi dell'evoluzione dell'uomo, non i secondi, gli ultimi secondi, ma i primi secondi, i microsecondi, avere i primi secondi, se così si può dire, della scoperta, quindi della nostra storia, della scoperta quindi dei farmaci. I farmaci quindi hanno dato finalmente un senso più medicalizzato, vero e proprio, senza tutta più quella quindi metafisica, senza tutta quella considerazione quindi così spirituale del malato mentale, quello e quell'altro, ma ha medicalizzato e ha consentito anche di chiudere i manicomi dove queste persone quindi venivano quindi relegate perché facevano paura, perché si pensava che un malato mentale quindi fosse nato già malato, quindi non c'era più niente da fare. Quindi perfetto, se io proprio ciò sta in chiusura dei manicomi, io non sono medico, sono biologo. Per te, che sei medico e specialista nel settore, è un fatto positivo, un fatto negativo, oppure questi istituti dovevano soltanto migliorare nelle attrezzature, nella cura dei malati e così via, sì. Ma dovevano persistere, insomma, mi pare che oggi moltissimi di questi malati mentali sono lasciati a loro stessi, molti che non hanno famiglia, per esempio, o che non hanno i mezzi per curarsi e così via, dicendo. L'assenza di strutture specializzate che le accolgono potrebbe essere un fattore negativo per la vita di queste persone. Allora, ti rispondo subito, per me è stato un fatto positivo, è stato un fatto positivo perché quindi venivano relegate lì e chi entrava lì e non riusciva se non le da un po'. Ma scusi, ma non è stato Basaglia? Sì. Da Basaglia? Sì, no? Sì, sì, con la legge Basaglia, con Basaglia che era un fenomenologo, quindi che considerava che il malato mentale quindi non è un malato come uno, esatto, che ha una malattia, perché ve lo ripeto, visto che siamo qui nel contesto della schizofrenia, noi la diciamo una malattia, e anch'io che psichiatra dico che è una malattia, però andiamoci piano, non si è scoperto ancora niente questa quindi malattia, perché fa parte quindi dell'evoluzione stessa dell'uomo, è insita nell'uomo, non per nulla ho iniziato col dire quindi noi negli animali non vediamo la schizofrenia, lo vediamo soltanto nell'uomo, quindi perché fa parte dell'uomo, è un processo evolutivo dell'uomo, ma è un processo evolutivo e di crescita dove, ripeto, per me con quell'esempio che non sono andato più a guardare, quello di chiudere un occhio quindi un bambino e ne risentirà e quindi sarà, quindi verrà fuori quindi una ipocecità, anche lì in base all'ambiente, al luogo, ogni soggetto, ogni individuo, come ognuno di noi ha una faccia diversa, ha una disposizione neuronale diversa nella sua struttura neurologica, nella sua mappatura, che si esprimerà sulla base di quel contesto sociale, culturale, ambientale. Per cui quindi, noi vediamo che magari qui consideriamo quindi schizofrenico, che so io, quindi un determinato comportamento che in un'altra società, in un'altra etnia, in un altro posto, quello non è considerato quindi schizofrenico. Come la spieghiamo allora la cosa? Quindi magari lì un altro atteggiamento che per noi è considerato quindi normale, quindi viene considerato quindi fuori luogo e lo considerano quindi un deviato. Ecco perché dico, la schizofrenia quindi fa parte quindi dell'uomo stesso. Ora, i manicomi quindi chi entrava lì non usciva più perché nessuno si assumeva la responsabilità di dire questo soggetto quindi una volta che esce dal manicomio sarà un soggetto sano. Ma era già ormai un soggetto quindi rovinato per sempre, perché in quell'ambiente altri neuroni andavano a spegnersi e la sua mappatura sarebbe stata quella irreversibilmente. E quindi un folle noi lo consideriamo sempre un folle. E oggi noi parliamo quindi del rispetto del folle. Il folle veniva considerato folle proprio nella misura in cui lo si guardava come un'essenza, come una specie di malattia che riguarda solo lui. Ma ragazzi, con la scoperta dei farmaci, la clorocromazina del 52, con la scoperta quindi anche del Valium, nel 61, quindi delle benzodiazepine,
deciso che dentro i manicomi non era più necessario andare quindi a legare quindi il paziente, perché era, c'era, si era creato un ambiente quindi di sedati, di calmi, non c'era più quindi il paziente agitato. E a questo ci si aggiunge quindi un processo quindi filosofico contemporaneo che è venuto quindi nei fine quindi primi del Novecento, che è stata la fenomenologia. E nella fenomenologia, e non dimentichiamo che quando parliamo di filosofia parliamo quindi della, del significato dell'uomo, quindi della sua vita, e con la fenomenologia si comincia a guardare l'uomo non più come nella sua essenza, come se fosse qualcosa quindi fuori quindi dal contesto, ma guardato sempre in maniera asettica. Con la fenomenologia si vede l'uomo quindi che invece di essere un essere, ma era un esserci. Grande differenza tra l'essere come essenza quindi della persona e l'essere invece come individuo che è in quel contesto sociale, in quel momento, in quel luogo, in quel che lì ora è in quel luogo. E questo ha fatto capire allora che certi processi quindi di malattia non sono quindi asettici fuori, come quindi una malattia quindi infettiva che andiamo a trovare quindi l'agente patogeno, quindi il processo evolutivo quindi, e così via. Ecco perché dico, ripeto ancora una volta, un pochettino come quindi, il monologo lì di Antonio di Cesare, è brutto, è un uomo d'onore, e io qua dico, e la schizofrenia quindi è sempre quindi una malattia quindi non da poco, perché è sempre dell'uomo stesso. E lì quindi si comincia adesso quindi a vedere che l'uomo ha una sua espressione in quel luogo, in quella crescita, in quel contesto che lo porta ad essere più o meno schizofrenico. Ci sono elementi di schizofrenogenia. Si dicono che a volte sono anche i genitori schizofrenogeni. Ecco, io tocco i vari tasti perché è complessa quindi la schizofrenia, non è una cosa da parlare così. Quindi si dice che sono a volte quindi i genitori che a volte quindi sono ambivalenti nel bambino che ancora sta crescendo, e che questa ambivalenza quindi potrebbe essere anche nociva quindi al bambino stesso, in virtù sempre di quel principio che alcuni neuroni si spengono ed altri restano accesi. E nel momento in cui c'è poi la prova della verità, quindi la prova della crescita, dove l'individuo dall'adolescenza passa all'individuo adulto, dove viene fuori il senso del suo io, che non ha ancora il bambino, il suo io è un io primitivo, io voglio la caramella, io voglio questo, quindi faccio i capricci. Ma quel bambino, divenuto adolescente e primo adulto, io voglio una laurea, io voglio quella ragazza. Calma, ma tu per volere quella ragazza, per volere quella laurea, devi dare un ordine relazionale, devi dare un impegno, sacrificare quindi dei tuoi piaceri e dei tuoi movimenti quindi attraverso lo studio, devi sapere accettare quindi le frustrazioni, devi, non aspetta, ma aspetta l'individuo, e lì c'è ancora una volta la prova del 9, che quell'individuo, se ha tutte le strutture neurologiche capaci quindi di poter quindi elaborare le difficoltà quindi, del nuovo contesto sociale, egli allora potrà realizzarsi. Se queste capacità non ce l'ha, vengono fuori, viene fuori quella frattura interiore, quell'angoscia, che forse poi l'inconscio lo legge, forse la colpa perché io non mi realizzo è dovuta al fatto che è successo questo, è successo, non è che riesce.